Ci colleghiamo con Giampaolo Marotta, un cittadino di Bellizzi che purtroppo nel mese di marzo ha contratto il coronavirus, ma oggi 8 aprile è guarito e nei giorni scorsi è anche stato dimesso dall'ospedale reparto Covid di Agopoli. Insomma, diversi giorni in subintensiva, ecco che l'hanno vista combattere contro questo virus invisibile. Ecco, vorremmo da lei la sua testimonianza, come è successo tutto questo? Tutto ciò è successo facendo un corso di formazione per un lavoro che avevo trovato. E la cosa più brutta che con altri ragazzi che ci siamo incontrati è la sala, erano tutti ragazzi senza mascherina, tutti vicini e niente. Io ero ben attrezzato avendo la mascherina. Purtroppo anche con la mascherina ho incontrato il coronavirus. E tutto ciò è successo dopo un paio di giorni che stavo a casa e ho iniziato a sentire freddo, un po' di temperatura alta, 37 e mezzo, e non riuscivo a respirare bene. Ho chiamato il mio dottore, si è attivato e dopo un po' mi sono ritrovato nel letto con la respirazione che mi iniziava a mancare e niente. Ho iniziato a sentire male proprio e abbiamo chiamato poi, mia moglie ha chiamato il 118 e mi hanno portato in ospedale. In questa frazione ho visto tutto. È un'esperienza proprio bruttissima. E per me è stata un'esperienza brutta, difficile e triste. Ecco, lei da quando ha scoperto di avere il Covid-19? Il 6 marzo, sì. È stato poi necessario il ricovero in ospedale. Ecco, lei è stato... in quale ospedale è stato ricoverato? Allora, il primo ospedale che sono stato ricoverato è stato a Eboli il 16 marzo di sera, perché proprio non connettevo proprio, cioè avevo bisogno di ossigeno e di medicinali. E diciamo che la prima notte è stata molto traumatica, perché avevo bisogno di qualcuno vicino, cioè perlomeno di un infermiere. Capisco che il periodo era brutto, però non connettevo più, avevo paura, tensione. Poi il giorno 16 sono stato trasferito ad Agropoli e ringrazio il Signore di essere trasferito, di essere stato portato ad Agropoli, perché è stato l'ospedale ottimo, il servizio personale, come posso dire, molto coscienzioso, efficiente, bravo. Non mi ha lasciato un momento solo, veramente, il personale. Mi ha tirato su di morale, mi ha coccolato. Veramente, se avevo bisogno, erano sempre a disposizione. Ecco, il contatto fisico in questi casi che manca purtroppo perché il Covid non lo permette, quindi non permette che un familiare possa assistere ecco, il proprio caro in questa situazione. Ovvio. Ecco, quanto è importante ecco, l'umanità dei dottori in questi momenti. Lei ci ha descritto
del suo primo ricovero e di un momento traumatico per lei, perché aveva bisogno effettivamente di un affetto, di una persona fisica, di una presenza che poteva magari incoraggiarla ad andare avanti, ad essere fiducioso, e in quel momento non era neanche in subintensiva. A Ebola ero sistemato in una zona appunto soccorso, cioè non era neanche una stanza adibita a subintensiva, ma appunto soccorso. Avevo solo una telecamera, cioè se avevo bisogno mi dicevano devo fare il segno alla telecamera. Però facendo segno non avevo né visione né il personale di servizio di Eboli che vedevo. Poi me ne sono reso conto dopo il secondo giorno, prima che venivo trasferito, avevo dietro le spalle un citofono, cioè, ma nessuno mi aveva spiegato che avevo un citofono dietro. E allora tutti quanti mi hanno lasciato da solo e avevo bisogno di qualcuno, di un servizio di personale, di infermiere, perché ero andato un po' in ansia pure. No, ho vissuto un momento traumatico a Eboli, veramente sono stato molto contento quando mi hanno trasferito ad Agropoli. Il servizio proprio degli infermieri, dei dottori e della dottoressa è veramente speciale, veramente li sento ancora, li scrivo, perché sento la mancanza anche loro. Sono stati come dei fratelli. Il 3 aprile è stato dimesso dal Covid Hospital di Agropoli. Il suo miglioramento clinico quando è avvenuto? Quando ha cominciato a stare meglio? Diciamo dalla seconda settimana che ho iniziato a capire dove stavo, cosa stavo facendo e iniziavo a capire come stava il mio corpo. Ecco, che cosa succede in quei momenti, signor Giampaolo? Quei momenti... A cosa si pensa? Ecco, la paura ovviamente prevale, si è soli, anche se con l'aiuto ovviamente dei sanitari che cercano di sostituirsi, insomma, gli affetti più cari, come dicevamo prima, però si è sempre soli in un ambiente nuovo, con un'infezione nuova. Ecco, la paura, che cosa si prova? Allora, la paura, diciamo che ho visto per 30 secondi la morte, cioè l'ho sentita addosso. E è stata un'esperienza veramente orribile, perché non sai cosa puoi pensare, di non incontrare più i tuoi cari, di non stare più bene. Invece tutto ciò è svanito, perché con l'aiuto dei sanitari e della dottoressa e della terapia che mi hanno fatto ripensare tutto, e tutto ciò lo posso parlare e lo posso dire a te. Bene, c'è un messaggio, ecco, che vuole lasciare dopo questa orribile, insomma, esperienza, che però fortunatamente si è conclusa positivamente per lei, perché è guarito, è riuscito, insomma, a guarire, a sconfiggere questo brutto virus che ormai da più di un anno è presente nelle nostre vite. Ecco, ancora oggi ci sono persone che non credono in questo virus, che continuano a sostenere che è una banale influenza, ecco, che non provoca problematiche. Che cosa lei invece si sente di dire a queste persone? Allora, io mi sento di dire a queste persone di fare attenzione veramente, perché è un virus così subdolo che non ti lascia un momento della tua vita. Cioè, ti può spezzare un momento della tua vita che così all'improvviso. Usate la mascherina e usate il distanziamento personale. Quando le hanno dato l'esito dell'ultimo tampone, che poi è stato quello negativo, e per il ritorno alla sua libertà, alla sua normalità, qual è stato il primo pensiero, insomma, che le è venuto nella testa? Guarda, Raffaella, è immaginabile, cioè, è come...
avresti vinto l'Enalotto. Cioè, non ci puoi credere. Io non ci avevo neanche messo il pensiero, figurati, sul tampone. Cioè, per me era l'ultima cosa. Cioè, pensavo che non era questo, ma sarebbe stato il prossimo tampone. Quando l'infermiera me l'ha venuta a dire, cioè, un bambino lo conosci? Ecco, così. Ho iniziato a piangere, non riuscivo più a terminare dalla gioia. Sono stato subito anche abbracciato dagli infermieri per la gioia. No, ti giuro, veramente mi hanno dato la vita gli ospedali di Agropoli. Sono veramente contento dello staff che ci sta. Vogliamo lasciare un messaggio proprio a loro, agli infermieri, insomma ai medici, alla dottoressa Rosa Lampasona, che è poi la responsabile del reparto Covid Hospital di Agropoli, che insomma ti hanno assistito in questi lunghi giorni di degenza, purtroppo a causa del virus. Cosa posso dire ai ragazzi del reparto Covid subintensiva? Un abbraccio forte, tenete duro e fate un ottimo lavoro, ragazzi, vi voglio bene. Quanto lavoro c'è dietro in questo reparto? Ecco, tu che hai visto il muoversi di queste figure. Tanto, tanto, sono ragazzi che non si fermano, sono delle macchine. Cercano di salvare più vite possibili. E ogni volta che sento ognuno di loro mi fanno emozionare, perché vedo che è nato un bel rapporto fra l'infermiere e il malato, e capisco il loro dovere che è di salvare vite, specialmente la dottoressa Lampasone, che la ringrazio veramente di tanto cuore, che mi ha salvato lei la vita facendo un lavoro eccezionale su una terapia. Va bene Giampaolo, noi ti ringraziamo per questa tua testimonianza importante, ecco, che hai voluto rilasciare alla nostra emittente dopo la tua esperienza, che fortunatamente però è terminata in maniera positiva. Noi ti ringraziamo e speriamo, insomma, che il tuo messaggio possa arrivare davvero a tante persone e magari ovviamente ascoltare quello che ci hai raccontato. Grazie. Grazie a te.